Buongiorno ragazzi, sono del Kumar ma sto andando verso l'aeroporto. Ho appena salutato Demelza Vic. Demelza piano piano si sente un pochino meglio ogni giorno, quindi l'importante è che l'operazione sia andata bene, che stia bene, e adesso deve riposare e stare tranquilla tranquilla, quindi non l'ho fatta neanche alzare per salutarmi. Sto andando verso l'aeroporto di Schiphol, l'aeroporto di Amsterdam. Abbiamo più o meno una mezz'oretta, 35 minuti di strada tra Alkmaar e l'aeroporto di Amsterdam, e sono appunto in macchina. Oggi non mi sono truccata, sono completamente struccata, ma tanto oggi siamo praticamente soltanto in viaggio, quindi poi atterro a Ljubljana, volo con Transavia da Amsterdam a Ljubljana. Ljubljana è la capitale della Slovenia, ma come sapete è praticamente l'aeroporto più vicino a Trieste, se escludiamo quello di Trieste, che però non ha voli praticamente, quindi non ci volo mai, molto molto raramente dall'aeroporto di Trieste, al massimo se devo andare a Milano con Alitalia. Per quanto riguarda invece i viaggi, quando vengo qui da Demelza volo sempre o da Venezia o da Ljubljana. L'andata l'ho fatta da Venezia, il ritorno lo faccio a Ljubljana, ma sono molto contenta perché in aeroporto viene a prendermi mio papà, così non, di solito prendo una navetta, un servizio navetta, ma oggi appunto viene a prendermi mio papà, quindi sono super super contenta. E poi non abbiamo tantissima strada da Ljubljana a Trieste, soltanto più o meno una cinquantina di minuti. Ragazzi, sono arrivata abbastanza in anticipo in aeroporto, quindi ho fatto il check-in e ho passato la security abbastanza in fretta, sto mettendo via le cose, e poi sono andata in una delle business lounge e ho acquistato l'accesso in modo da poter stare qui un paio d'ore. C'è tutto un banchetto buffet di roba da mangiare, da bere. Ok, ho preso un po' di pasta, poi mi sono resa conto che aveva le melanzane, quindi non è che mi piaccia tantissimo, ne ho presa poca giusto per assaggiarla. Ho preso un bicchiere, una bottiglietta di Coca-Cola Zero, e buon appetito. Devo dire comunque che la lounge di Venezia, ragazzi, batte questa di Amsterdam 100 a 1. Vabbè che qui ce ne sono tantissime, a Venezia ce ne sono due, però la scelta del cibo e delle bevande a Venezia mille volte meglio, eh. Vabbè, ho accantonato la pasta, ragazzi, ma era fredda. Io non ho mai visto una pasta fredda con il sugo di pomodoro freddo. Beh, per niente buona, quindi alla fine ho preso un po' di tacchino con un po' di pane. Noi dobbiamo andare al gate C11. Questo aeroporto è gigantesco, ragazzi, bellissimo, molto ben organizzato, ma decisamente gigantesco. Tutti i souvenir tipicamente olandesi, con tutti gli zoccoli e i strobaffel. Gli strobaffel, ci sono anche gli assaggini. E tabellone, controlliamo che sia giusto. Ljubljana è il terzo dall'alto, non so se riuscite a vederlo. Ljubljana, sì, C11. Ok, lo vedo, C11, sta là in fondo sulla sinistra, ragazzi, lo vedo. Sono arrivata, spero tantissimo che non mi imbarchino questa valigia, perché c'è il computer all'interno e altre cosine di valore. Al gate, quando ho fatto il check-in volevano imbarcarmi anche la valigia e il bagaglio a mano gratuitamente. Ho dovuto dire di no, di solito dico di sì, però ho dovuto dire di no perché nel bagaglio a mano ci sono appunto cosine di valore e poi il computer, che veramente se lo imbarco, cioè con tutti gli scossoni eccetera che si becca, meglio di no perché mi arriva a pezzi, quindi ho rifiutato. E adesso che cosa significa? Significa che non appena aprono il gate devo essere tra i primi a salire sull'aereo, perché i primi li fanno, ai primi lasciano, cioè se entri per primo ti lasciano avere il bagaglio a mano, dopo un po' te li prendono, cioè dopo un po' alla gente li prendono perché sanno che ormai l'aereo è pieno, quindi questa è la situation. Quindi devo cercare di sgattaiolare tra i primi, perché altrimenti sicuro 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 me la imbarcano. Comunque sono contenta perché il mio volo è in perfetto orario, il tempo non è male perché non c'è tanto vento, non piove, quindi dovrebbe essere un volo abbastanza tranquillo, e sono tipo 1 ora e 40 da Amsterdam a Ljubljana, quindi non è tantissimo ed è fattibile, insomma è fattibile. Sono tranquilla, devo dire che sono molto migliorata nel tempo per quanto riguarda i voli. Una volta avevo paurissima a viaggiare anche in compagnia, adesso viaggio anche da sola, anche se vi devo dire la verità, quando ci sono turbulenze me la faccio ancora sotto, ho veramente tanta paura. Però se il volo è tranquillo e l'aereo non trema, diciamo che riesco a stare abbastanza tranquilla senza far vedere che in realtà sono in ansia. Quando sono in aeroporto mi prende sempre questa sensazione dolce amara, tipo non so spiegarlo bene, perché da un lato mi dispiace tantissimo lasciare Demelza, che a parte che non sta ancora bene, quindi mi
mi dispiace, ma deve riposare, piano piano sarà meglio. Tra l'altro sto parlando del nostro volo, e però sono sempre contenta di tornare dai gattoni. Ce l'ho fatta, ragazzi, il bagaglio ce l'ho e mi sto imbarcando. Ma le scene di prima erano veramente, almeno per quanto mi riguarda, di terrore. Io non lo so, non riesco proprio a... la patisco tantissimo questa cosa. E dire che anche prima di salire vi avevo detto: ragazzi, finalmente volo tranquilla, quasi tranquilla, insomma. Ma sì, purtroppo, cioè, questo ve l'avevo detto: se ci sono turbolenze, se tutto si mette a tremare, io vado nel panico. Se sono da sola, ancora di più. E anche stavolta tutto è iniziato a tremare. In realtà il volo di andata non era male, il volo di ritorno invece, vabbè, sorvoliamo. Adesso appunto mi sono un po' calmata, ma mi veniva da piangere poco fa. E poi c'erano ragazze là dietro che gridavano, quindi se qualcuno grida mi viene ancora più ansia, ovviamente. Mio Dio, ragazzi, ok, vabbè, ogni volta che volo rischio di fare delle figuracce perché mi metto a piangere e sono terrorizzata, però davvero, ragazzi, anche stavolta è stato abbastanza difficile. Che tra l'altro non hanno nemmeno detto che cosa sia successo, quindi non ho capito perché stavamo tremando in quel modo. Spero almeno che l'atterraggio sia tranquillo e che non sia come il decollo, ragazzi, altrimenti è la fine, davvero. Dovremmo atterrare tra 15 minuti, quindi secondo me iniziamo, anzi abbiamo già iniziato la discesa. Scusatemi che non riesco a parlare, ma sono ancora un po' in ansia, sono tipo, non so se si riesce a vedere, ma ho la mano che trema, quindi adesso mi tranquillizzo, non vedo l'ora di atterrare. Ragazzi, ok, l'importante è atterrare vivi, sani e salvi. Arrivata, ragazzi, sono atterrata a Ljubljana, alla fine è andato tutto bene e io sono viva, questa è la cosa più importante, mi sento molto più tranquilla. Non appena tocco terra sto molto molto meglio, ragazzi, non so perché, indipendentemente da quanto io voli, se ci sono turbolenze, vabbè, mi avete visto in condizioni veramente di cui mi vergogno poco fa. Comunque adesso appunto è passato tutto, sono tranquilla, sono in macchina, qua c'è mio papà. Ciao a tutti, ciao a tutte. Ciao papà. Ci sono tutti i monti con la neve, infatti qua fa abbastanza freschetto, si sente un po' l'aria di montagna. Stiamo cercando un ristorante che mio papà conosce, ma non siamo sicure qua? Sì. Questo giallo? Sì. È caratteristico questo posto, molto bello. Ecco, Gostilna significa trattoria in sloveno, ragazzi. E questa è l'entrata. È a più di 100 anni questa trattoria, quindi tipica, tipica. Che bello, dentro c'è una stufa in maiolica grande. La Gioconda, ragazzi. Molto caratteristico questo posto. Come tradizione io e mio papà prendiamo quasi sempre il brodo, ragazzi, quindi abbiamo iniziato anche stavolta. Se venite in Slovenia assaggiatelo perché è buonissimo. E come al solito ci sono tipo questi mini spaghettini nel brodo che a me piacciono tantissimo. E naturalmente, ragazzi, immancabile Coca Zero. Porzioni sempre gigantissime. Io ho preso le patate al forno con il tacchino alla griglia e mio papà ha preso la salsiccia con le patate, no, cosa sono? Crauti? Crauti. E queste sono invece tipo patate purè con la cipolla. Non volevo prendere il dolce, ma qui ti portano un krapfen anche se il dolce non lo vuoi ed è offerto dalla casa, vabbè, quindi
faremo questa eccezione. All'interno, ragazzi, c'è la marmellata alle albicocche ed è buonissima. E alla fine mio papà ha preso caffè. Io, come sapete, il caffè non lo bevo, quindi ho preso un tè caldo. Vediamo quale mi hanno dato. Allora, questo med, così mi insegno un'altra parola in sloveno. Eccolo qua, sta scritto qua, med, vuol dire miele, è molto facile, med, e si pronuncia anche come si legge, med, miele. E il tè, ok, sono frutti di bosco. Tornata a casa, Gatti! Gatta Stellina! Gatta Stellina si è appena svegliata ed è super imbambita. Gatto Denver, ma dove sei? Ma non vieni a salutarmi con un Denver? Stavi dormendo? Poi ciao, amore mio, stavi facendo la nanna. Amore mio, ciao! Mi sei mancato tantissimo, caro Denver! Gatta Stellina! Mi sei mancata tantissimo, Gatta Stellina! Gatta Scoiattolina! Sei bellissima! Sei bellissima! Chiacchierona, sì, annusami che non si sa mai che io non sia davvero io. Lui deve sempre annusarmi mille volte. Caro Denver! Amore mio! Amore mio! Amore mio! Dove vai? Dove corri, caro Denver? Caro Denver? Dove corri, amore mio? Amore mio! È super emozionato, caro Denver! Amore mio! Sei bellissimo, anche tu sei mancato tantissimo, anche tu Gatta Stellina. Sì, tanti bru bru, tanti bru bru. Bacini. Finalmente sono tornata a casa, sono troppo contenta di essere a casa con i gattoni, ragazzi. Ok, allora ho due valigie e un sacco di roba da sistemare in realtà, quindi queste sono le valigie, devo svuotare entrambe. Poi, super exciting, ho un pacchettino, ragazzi, che mi è arrivato mentre ero via ad aprire con voi, che sono curiosissima di aprire. Acceso, candeline profumate. Ciao cameretta, che bello rivedere la mia cameretta. Sì? Sì? Anch'io sono contenta. Anch'io sono contenta di vederti, amore mio. Sei tutto bianco? Sì. Un po' arancione? Sì! Ok, valigie svuotate, ragazzi, adesso devo solo prenderle e con la scala e le metto là sopra in alto e abbiamo finito. Due cosine in realtà volevo farvi vedere. La prima sono queste due combinazioni floreali, sono le rose, ragazzi, che non appassiscono mai e che rimangono sempre perfette. Secondo me, per decorare, sono qualcosa di meraviglioso e unico e quindi le adoro, particolarmente in questa combinazione rosa e bianche, sono veramente, veramente stupende. E poi mi è arrivata anche questa, che ricorda tantissimo la rosa della Bella e la Bestia. E anche questa è appunto una rosa autentica, ma subiscono praticamente un processo particolare che permette di conservarle alla perfezione. Mi sa che la garanzia è di un anno, qualche anno, non lo so, però io ne ho altri di questo tipo già da 3 anni e sono ancora perfetti. E queste due cosine meravigliose mi sono arrivate da The Roseland Company. Eccoli qua, e spediscono naturalmente anche in Italia, li trovate su Instagram e appunto andate a sbirciare se vi piacciono queste cosine, queste decorazioni per la casa, sono veramente meravigliose, anche come regalo in realtà, sono bellissimi, quindi sono molto contenta. Ma adesso vi faccio vedere un altro pacchetto, anche questo super interessante, che mi arriva da un brand che si chiama, ragazzi, Sutter. Ragazzi, sono super emozionata. Ok, eccolo qui, apriamolo, sono emozionatissima. Ok, c'è la scatola, la controscatola. Oh mio Dio, vabbè, ovviamente potete capire che si tratta di un gioiello. Sono super emozionata, oddio. Ok, ce la posso fare. No vabbè. Oh mio Dio, è meraviglioso,
È meraviglioso, ragazzi. Allora, praticamente ve lo spiego, vi spiego che cos'è questo gioiello che mi è arrivato. In pratica, ragazzi, vi spiego un attimino che cos'è questa pietra. Sono uguali, identici al diamante ad occhio nudo. È impossibile distinguere questa pietra da un diamante vero ad occhio nudo. Sono comunque dei diamanti, però sono fatti in laboratorio, appunto, da questo brand che si chiama Sator. Solo che questi costano considerevolmente meno rispetto ai diamanti veri e propri. Ecco spiegato perché usano moltissimo questi sosia, specialmente quello di Trump, nelle loro campagne pubblicitarie, appunto per far capire che sono anche questi uguali ai diamanti. E ragazzi, ha una luce che spero si riesca a vedere. Decisamente questo è un new favorite, è pazzesco, a parte che è gigantesco, perché 2 carati sono tanti, ma è bellissimo, cioè sono troppo felice. E ringrazio tantissimo Sator per questo meraviglioso regalo, perché è, non lo so, secondo me in videocamera non rende moltissimo. Ecco, forse così riuscite a vedere un pochino meglio in controluce. Ha una luce meravigliosa. Wow. Se andate a vedere i prezzi, sono decisamente inferiori. Io ho scoperto da poco l'esistenza di questi diamanti sintetici e appunto di questo sono super soddisfatta, ragazzi. Bellissimo regalo, non vedevo l'ora di riceverlo. Ho scelto questa forma perché mi sembrava non lo so, non ho un anello con una pietra di questa forma, in più mi sembrava molto elegante, quindi ero indecisa tra quello cuoricino, ma non c'era la versione da 2 carati, quindi ho scelto questo. Però appunto ci tengo a precisare che è stato un regalo del brand apprezzatissimo, tra l'altro, e mi vedrete indossarlo tantissimo. Sto solo pensando di doverlo stringere un attimino, anche se è molto semplice sul sito. Se avete un anello potete tranquillamente misurare sullo schermo e vedete quale taglia avete, così andate tranquilli. Io sono andata un pochino più grande, così mi sono detta ok, caso vado a stringerlo un attimino, infatti penso di doverlo fare. Ma ragazzi, sono troppo felice di questo regalo. Se volete cercare questo brand, ragazzi, andate su Instagram, ovviamente c'è anche il sito internet, ma anche su Instagram ci sono un sacco di foto e potete vedere un sacco di foto in cui i gioielli sono taggati, proprio per vederli come sono in realtà. Io sono stra felice. Quindi questo è quanto per le cosine che mi sono arrivate, che volevo farvi vedere, mia family. Io adesso vado veramente a nanna, spengo tutto qua e vado a lanciarmi nel lettone finalmente. Vi mando un bacio grandissimo e noi ci vediamo lunedì con un nuovo video, quindi vi auguro buon weekend, bacio, ciao!